Le magie sono incredibili e tutti ne rimangono affascinati ogni volta che ne vedono una. Possiamo trovarne a migliaia, dal semplice giochino con le carte al camminare sopra l'acqua. Ma sapete che è tutto finto, vero? Vero? Infatti ci sono molti trucchi dietro queste fantomatiche magie e andremo a vederli oggi. Coniglio dal cilindro. Una delle magie più famose al mondo, diventato praticamente un simbolo per molti prestigiatori. Chiunque voglia intraprendere il percorso da mago dovrà riuscire a padroneggiare al 100% questa tecnica. Ci sono vari modi però per poterla eseguire. La prima, e forse anche più ovvia, è quella di avere un tavolo con scompartimenti interni abbastanza grandi da tenerci dentro un coniglio. È un cilindro già posizionato sopra un buco sul tavolo da cui estrarre l'animale. Semplice e veloce. Un altro modo è quello di tenere uno scompartimento segreto nel cilindro in modo da infilarci un coniglio nano almeno. Così potrete anche mostrare al pubblico il cilindro vuoto prima di mettere le mani dentro e aprire lo scompartimento segreto. L'ultimo modo è quello di mettere il coniglio dentro una sacca nera sotto il tavolo e velocemente infilarlo dentro il cilindro dopo averlo mostrato a tutti. Ricordatevi sempre di parlare molto per distrarre il pubblico. Camminare sull'acqua. Una delle prime persone ad aver stupito tutto il mondo con questa magia fu Dynamo. Beh dai, lo so, pensavate fosse il nostro amico dai capelli lunghi esistito durante i tempi antichi, vero? Comunque sia, questo incredibile illusionista ogni giorno ne trova una da fare e sembra che camminare sull'acqua faccia parte della sua agenda da ormai tantissimo tempo. Ma qual è il suo segreto? La risposta è semplice. Utilizza delle tavole in plexiglass, praticamente invisibili, che vengono piazzate prima e che quindi portano a un percorso prestabilito. Tutti coloro che riescono a camminare sull'acqua insieme a Dynamo sono suoi complici. Ha utilizzato varie volte questa tecnica e ha sempre cercato di farlo in acque abbastanza sporche, in modo che non si vedesse mai la cosa. Ovviamente è una grande persona che affronta il pericolo di cadere in acqua per stupirci. La sparizione della Statua della Libertà. Uno dei più grandi maghi di tutti i tempi si chiama David Copperfield e il suo fatturato era quasi di $1 miliardo ai tempi. Ancora oggi alcuni dei suoi trucchi non sono ancora stati svelati. In particolare aveva stupito tutto il mondo nel 1983, quando fece sparire completamente la Statua della Libertà di New York, per pochi secondi. Come avrà fatto? Beh, qualcuno lo ha scoperto. Quando lo show iniziò, alla base della statua c'erano dei fari luminosi. Dopo che il telo per coprire la statua e cominciare la magia scese giù, tutti rimasero incantati dalla concentrazione delle parole di Copperfield, senza accorgersi che il palco del pubblico si stava spostando a destra di 30 gradi, insieme anche al telo e al palco allestito per la statua. Nella nuova posizione c'erano altri fari che si accesero subito dopo che il telo si alzò. Tutti si fecero migliaia di domande a cui non trovarono risposta, e dopo pochi secondi il telo tornò giù e il palco tornò in posizione, mostrando di nuovo la Statua della Libertà. Cella della tortura cinese. Harry Houdini era un illusionista ed escapologo morto moltissimo tempo fa. Riusciva a liberarsi da qualunque cosa e a uscire da qualunque posto chiuso, come camicie di forza o dalla famosa cella della tortura cinese, dove veniva legato a testa in giù e con tantissime catene addosso. Ci sono vari modi per uscirne, ma il più classico è quello di avere degli assistenti svegli. Coloro che devono chiudere la parte alta della cella devono togliere i perni dai cardini. Il resto consiste nel creare spettacolo. Il mago deve cercare la chiave passando almeno un minuto dentro e alla fine tirarsi su usando tutta la sua forza. Pensate sia semplice, ma non lo è per niente. Richiede resistenza, concentrazione e molta forza. I maghi esperti come Houdini preferivano semplicemente rischiare la vita senza aiuti esterni, cercando la chiave che aprisse tutte le catene tenendo i perni dei cardini dove erano. Metamorfosi. Magia nata nel XIX secolo che ha stupito moltissimi e che in pochi riuscivano a fare. In pratica, il mago con un telo riusciva a trasformarsi in una donna o un uomo in base a chi dirigeva lo spettacolo. Jonathan e Charlotte Pendragon erano i più esperti nell'utilizzare questa magia. Sono marito e moglie, quindi la loro sincronizzazione era molto elevata. Infatti, in soli 2 secondi riuscivano a compiere questa trasformazione da maschio a femmina o viceversa. Charlotte rinchiudeva suo marito con un telo dentro un baule chiuso a chiave. Dovevano fare in modo che Jonathan apparisse al posto di Charlotte dopo che lei avesse usato il suo telo magico e Charlotte fosse dentro il baule. Il trucco era semplice: il baule non aveva la parte dietro, quindi era completamente aperta nella zona posteriore. Il resto stava ai due maghi. Dovevano nascondere questo segreto al pubblico parlando molto e sceneggiando la cosa, e usare un tempismo perfetto per lo scambio senza far notare niente a nessuno. Se il video vi è piaciuto, ricordatevi che a 10.000 like faremo la prossima parte.